e qui deve parlare di questo complesso marmoreo, sì, sì, legando sì. questo discorso a quello precedente. Sì, sì. Poche battute. Sì. Pronti? Sei partito? Prego, professore. Qui siamo accanto ad un'altra delle grandi sculture monumentali del monumento che il Ceracchi eseguì per gli olandesi, il monumento allo statista Jan van de Capelle. E anche qui notiamo lo scudo rotto a pezzi e riappiccicato, le mani rotte, sfregi di vario tipo. La cosa più strana è che questo scultore, che i contemporanei stimavano quanto Antonio Canova, questo scultore le cui opere si trovano nei musei di tutto il mondo, a Vienna, al Louvre di Parigi, a Berlino, a Washington, a Filadelfia, a Boston, in Italia viene considerato come un rottame da esporre all'azione vandalica. Non solo, ma a parte i vandali, queste sculture, che furono prese dal principe Borghese perfettamente intatte, con la continua pioggia, col depositarsi delle foglie secche degli alberi e con la polluzione atmosferica, si stanno degradando in modo rapidissimo. La loro superficie ormai è consunta, non è più liscia, non c'è più la pelle che era stata data dallo scultore. E non si capisce per quale motivo, mentre si spendono soldi per la mostra del 1989 all'artista, non si provveda poi con una spesa minima a prendere queste statue e a portarle in un museo, in un luogo coperto, comunque fuori dalla devastazione degli agenti atmosferici e dei vandali che in questi luoghi completamente sprovvisti di sorveglianza abbondano. Ma lei si ricorda il Franco Bollo già Cimbolto? Come ci farei io? Sa che io ho avuto delle lettere di disprezzo, cioè lei che tira fuori di tutti i sconosciuti per che occupa di guardare il mio. Io forse non farò parlare. Qua, poi lo vediamo lui che cammina vicino al leone, ma non sempre ogni giorno. Sì, adesso due parole sul leone. Poi la riprendiamo vicino al leone. Dai, facciamogli dire due parole, stretto. Quella atomica. Dice sì, caro nipote, e gli accarezza la testa. Dice, è vero poi che questa centrale atomica è esplosa? Dice sì, proprio così, e gli accarezza la seconda testa. Eh? Terribile. Questa cosa. Perché? È tremenda questa cosa. Racconta di registrare. No, perché mi è venuto in mente, perché io ho ricevuto tempo fa la fotografia di un quadro che è nell'isola di Jersey, un quadro meraviglioso, pauroso, dove si vede una donna con due teste e una gemella siamese unita per il collo. Dio, che paura. Mi è venuta in mente questa storiella, l'ho detta alla signora Anna Ottani la mattina. Sì, sì, a Farina. Quella è terribile. Quella è molto bella. Perché mi parli d'amore in un momento? No, è quella di quel muto che va dalla puttana la sera. No. In un vicolo gli fa. Ci che vuoi, una scopata? Ci che vuoi, un pompino? Che vuoi, una pippa? Ma allora che vuoi? Voleva il culo. Può tornare. Ok. E come, è come la storiella, no? Mi è rimasta, sa quei cristi del teschio, mi è rimasta che? Quei cristi, quei Gesù Cristi con i capelli lunghi e biondi, no? Che sono ridicoli. Dice Pietro? Dice sì, Nazareno. Pietro, che mi puoi passare per il tuo specchio? Dice, eccolo Nazareno. Oh, sembra proprio una vecchia pazza questa sera. Qual è quella del tempio? Teschio. Il teschio, il teschio. Ma l'ha raccontata lei? E qual è? Si è già dimenticata? No, qual è? Qual è? Cosa fa un teschio con un pazzo in bocca? Ah sì. Com'era la storia? Cioè cosa rappresenta? Pompe funebri. Lo sa come la chiamavano? Paolo Masino la chiamavano l'impresa dei pompini. Chi gli racconta, professore? La Paolo Masino la chiamavano l'impresa dei pompini funebri. Questa chi gli racconta? Questa qui, lo so, è una signora. Chiamavano coso lì. Chi era quella? Il soprannome di un professore che sta a Siena, il bruco del culo. Chi? Il bruco del culo, è molto. Pronti professore, facciamo sì. Quattro parole su quel bel leone là. Via. Prego.
alla base del monumento a Jan Vadegab, che c'era il fumo che le usciva dalle mani. Alla base del monumento allo statista olandese De Capelle doveva essere situato questo leone che regge un fascio di frecce, un leone allegorico che rappresenta evidentemente la forza dell'unità. Questo leone, anche esso abbandonato, è il luogo preferito, diciamo, il gioco deputato dei bambini di Villa Borghese che vi salgono sopra e che hanno quindi consunto e completamente alterata quella che era la superficie, perché il marmo lavorato dal Ceracchi dava proprio l'impressione della pelle del felino, del leone. Oggi è completamente perso, sembra che ci siano passate sopra migliaia di persone, come in realtà ci sono passati migliaia di bambini. Anche questo è stato sbeccato, sfregiato, le punte delle frecce rovinate. E ripeto, la cosa più strana è che mentre questo artista è considerato uno dei rari esempi di pittura, di scultura giacobina al pari della pittura di David, qui a Roma viene lasciato come se fosse un sasso qualsiasi. No, benissimo, fammi l'inquadratura. Ok. Stai riprendendo? Sì. Ecco, prego, perché guardi qua, in questa direzione. Lei oggi non può giudicarmi perché vede la mia età, ma io avevo delle statistiche vitali che erano 110, 45 e 110. Ora lei capisce che con un corpo di genere io non potevo assolutamente portare la pelliccia. Perché la pelliccia mi rende... Ok, buono così, vai. Tubo. Perfetto, perfetto. L'Italia passa per essere l'era dell'arte, oggi sta diventando l'arte portata dal signore, e questa lumiglia è dedicata mia, per carità, mi fate di male agli occhi, e io già ho, ecco, vedi, l'infiammazione. Facciamo la cura del sole anche con la lampada. Bello, il sole è bellissimo. Sono in campo io, no? Alle 2.50. Non fumi questo, perché altrimenti le bloccano lo spot. Non fumi, sulla professore. Sulla terza rete ogni lunedì. Pronti? Quando vede la macchina che su di lei parla, dice la battuta. L'Italia passa abitualmente... Sbagliato. Guardi, come se lei stesse guardando la statua. Adesso poi mano a mano, mentre parlo io mi giro. Sì. Allora, quindi stia su con la testa, ecco, come se guardasse la statua, ecco, così, pronti? Gli dico io quando devo dire la battuta, prego. L'Italia passa generalmente per essere la terra d'arte, la terra deputata dell'arte, ma oggi rischia di diventare la terra del funerale dell'arte, perché dovunque si vada, in qualsiasi luogo, in qualsiasi chiesa, in qualsiasi piccolo villaggio si trova qualcosa di molto importante culturalmente e artisticamente che sta andando in rovina. Perché? Come mai si è verificata questa situazione? Alcuni danno una risposta molto facile: perché ce n'abbiamo troppe di cose. Ma come mai che queste cose si erano tutte quante salvate per tanti secoli? La verità è che c'è stato un fenomeno parallelo che ha portato a questo degrado. Da un lato la fine della civiltà contadina, quindi l'abbandono di una quantità di chiese di provincia, di santuari, dall'altro la fine della cultura classica, dovuta anche in gran parte alla diffusione dello strumento televisivo. Quindi moltissimi monumenti, moltissime opere che una volta erano guardate con venerazione e che costituivano il vanto dei luoghi in cui si trovavano, sono completamente abbandonate e neglette. A ciò si aggiungono anche cause secondarie, cioè l'indifferenza della classe politica per i beni culturali, la mancata amministrazione delle belle arti, nel senso che i funzionari stanno diventando sempre di meno e sempre peggio pagati in un momento in cui invece ce ne sarebbe bisogno di più e meglio pagati. E poi anche, dulcis in fundo, l'insegnamento universitario, che nel campo della storia dell'arte, salvo pochissimi casi, è di livello deplorevole. Cioè non c'è nessun luogo in cui si insegni quella che è la tutela, la cura e il rispetto delle opere d'arte. Piuttosto è un insegnamento che va verso motivi astratti, motivi che hanno scarso peso sulla realtà e sulla sopravvivenza delle opere. Questa è la ragione per la quale dove si va si vedono statue mutilate, affreschi che si sbiancano e poi si sfarinano, monumenti alterati, addirittura demolizioni, scavi clandestini, luoghi deputati della cultura mondiale come Pompei invasi dalle erbacce con gli intonaci coperti di graffiti oppure che si stanno sgretolando,
monumenti come la Torre di Pisa, la cui sopravvivenza è in pericolo. Addirittura si dice che la cupola del Duomo del Firenze sia molto ammalata, speriamo bene. Questa è la situazione. Naturalmente nessuno pretende che con questo programma, che è semplicemente una piccola puntina dell'iceberg o che segnala alcuni rari casi, si riesca a porre rimedio a una situazione catastrofica. Ci si augura però che esso serva a sensibilizzare l'opinione pubblica, anche se poco, poco è già un risultato in un paese dove nessuno si interessa più di queste cose. No, però questo non è uno spot però, eh? Che poi si... Posso levarmi questo? Sì, sì, professore. Quando le faccio un segno così lei inizia, eh? Ecco, faccia così, come dire, questa è una delle tante statue italiane prese a martellate. Quando toccherà, e dice due o tre monumenti notissimi a tutti, al grandissimo... alle opere di Donatello. Alle opere di Donatello, di Michelangelo, del Bernini. Allora, pronti? Ancora meglio sarebbe, scusi, lei citasse. Pronti? Io vado. Cerchi di stare un po' eretto. Ecco, pronti, così. Prego, aspetti, eh. Questa statua è stata presa a martellate. È una delle tante statue italiane che sono state sfregiate negli ultimi decenni. Quando toccherà le opere del Bernini, di Donatello, di Michelangelo, ai quadri del Botticelli e di Giotto? Io credo che sia soltanto questione di tempo. La nostra trasmissione Bell'Italia cerca di sensibilizzare il pubblico alla conoscenza e al rispetto delle opere d'arte. Tutto qui. Speriamo che queste trasmissioni vengano seguite da un grande pubblico e che soprattutto invogliano la gente a conoscere i propri monumenti, a rispettarli e ad amarli. No, perfetto. Sera che hanno eletto Scalfa, Presidente della Repubblica, Mirella si chiama, stava da me. C'era pure un suo ex collega. Appena ha sentito che avevano eletto Scalfa, ha detto, a Mirella, che culo che c'hai. Perché dicono che a Scalfa gli piace soltanto il culo. La mattina gli appare la Madonna. Arrivederci, professore. Un bacione. Grazie della roba. C'è il sole. Ma ti ho visto, vabbè. Vabbè.
Ok. Sai cosa si poteva fare? Che poi diciamo, se tu la statua al penso la usi in... Così, se sì, la statua... Sì, adesso sono arrivato lì, facciamo il contrario. Sì, parliamo più lenta magari. La storia è anche il pittore... Aspetta, non passatemi. Ah, vedo che state riprendendo la statua di mio nonno. Aspetta, Sfernando. Sì, sì, sì. Di suo nonno. Certo. Di tuo nonno. La statua di mio nonno. Ma sai che lui vinse il concorso, questo bello aspetto, non so se raccontare. Ma lui presentò il...
qui ce ne sono tante, aspetta. Devo pensare un po'. Un po' buietta, insomma. Poi la vediamo sul monitor, comunque questa è una cosa fatta un po' in più perché... Sì, vabbè, andiamo avanti, io tra poco me ne devo andare. Renato, quando ti chiamo ti giri, guardi l'asse macchina, non guardare me, guardi sì. Macchina, ti rivolgi agli sì. Spettatori direttamente. Sì. Non devi dire, la battuta la devi dire in 20 secondi, non sì. Pronti? Allora io sono pronto. Come fai a sapere quando devi andare? Allora, l'inizia è tua, Renato. Quando ho un minuto di tempo vengo qui per vedere se la statua di mio nonno Giovanni Nicolini non ha subito qualche danno. Per esempio una sua statua ai Giardini Inglesi di Palermo non è andata troppo bene. Dove sono finiti i miliardi per proteggere il nostro patrimonio che promettevano i nemici dell'effimero? Io penso che è dalla conoscenza che nasce l'amore, come dice l'iscrizione della fonte di mio nonno. E per questo vi invito a guardare Bell'Italia. Bravo. Bravissimo, un po' più basso. Un po' più basso. Guarda qui. Quando dico vai, vai. Sì. Pronti? Vai. Vai. Questa statua è stata scolpita da mio nonno Giovanni Nicolini nel 1925 e quando ho un po' di tempo vengo qui a vedere se non abbia subito danni perché a una sua omologa ai Giardini Inglesi di Palermo non è andata troppo bene. Dove sono finiti i miliardi per la custodia del nostro patrimonio artistico che promettevano i nemici dell'effimero? Io penso che è dalla conoscenza che nasce l'amore per le cose e per l'arte e per questo vi invito a guardare Bell'Italia. Bravo Renato. Tra poco finito. Da voi la scritta? Sì. Ci sono andati apposta. Sta girando, guarda, per piacere. Io ce la cambiamo così va. Quanto tempo devi stare? No, poi gira, gira. Ma chi hanno amputate? Hanno rotte. Senza dita.